Spesso quando siamo in colonna ci si sente muovere quando siamo nei ponti. Devono farlo, però non lo so, che questa strada qui, io è tanto che non la faccio, però ci sono sempre lavori su questa strada. E ora mi tocca andare a Ravenna, vado a Ravenna. Ci sono dei ponti da fare anche qui. Una richiesta di intervento urgente per evitare una nuova strage annunciata. È questa la richiesta inviata al Premier Conti e al Ministro dei Trasporti Toninelli dalle amministratrici del gruppo Facebook Vergogna e 45, che da tempo denuncia il dissesto e la pericolosità dell'arteria. In particolare la lettera chiede il risanamento urgente dei viadotti e la messa a norma e sicurezza dell'intera E45. La tragedia di Genova inevitabilmente ha riproposto timori e preoccupazioni per gli atavici problemi del tratto che collega Umbria, Toscana e Romagna. Le strade sono messe malissimo, specialmente le 45, tutta chiusa, tutti i lavori, si viaggia male, pieno di buche, e ti può scoppiare una ruota con tutte queste buche, cioè un attimo qua, è molto stretta poi questa strada qua, molto stretta, quindi è un attimo. La sicurezza delle 45 era già finita al centro di un'inchiesta della Procura di Arezzo. Poi, nei mesi scorsi, si era verificata anche la frana di un'area di sosta tra le due uscite di Pieve Santo Stefano. Chi quotidianamente percorre le 45 sembra soprattutto infastidito e preoccupato dai continui cantieri e dal dissesto della strada. Questa non fa parte dell'autostrada, comunque. Dovrebbe essere un po' più controllata, forse. Poi abbiamo trovato dei lavori, non so, per un tratto ci hanno mandato proprio su un cavalcavia, ci hanno mandato sulla strada normale, non so per quale motivo, però viene da pensare.